L'impegno col Ferencváros nella Mitropa Cup non era dei più facili, essendo gli ungheresi ai primi posti del loro campionato, decisi a rispettare un onorato blasone. La squadra di Mayfredi si è trovata dinanzi ad un rebus non facile da risolvere. Il modulo a zona dei magiari era sufficientemente elastico, molto attento ad anticipare le punte rossoblu, praticando a centrocampo un pressing senza sbavature, seppure non asfissiante. Il Ferencváros puntava con tutta evidenza ad un pareggio da ribaltare nella gara di ritorno il 2 novembre prossimo. E questo obiettivo minimo è sembrato a lungo alla portata degli ungheresi, vista la scarsa incisività del Bologna, nelle cui file brillava il solo Pecci, alla vigilia dato fra i destinati al riposo della panchina. Sul finire del primo tempo, invece, quando la stanchezza ha reso molli parecchi polpacci, in due minuti il Bologna ha segnato due gol, entrambi molto belli ed entrambi nati da azioni avviate da Pecci. Il primo con Lorenzo, che ha messo in rete un cross impeccabile servito da Lupi. Il secondo con Marronaro, che ha concluso con un fendente uno scambio con Strenaro. Nel mezzo un'occasione anche per il Ferencváros, ma Ducon ha sbagliato la facile opportunità consentitagli dalla difesa bolognese. Un 2-0 tranquillizzante anche per il ritorno, ma ad ogni buon conto il Bologna ha insistito anche in avvio di ripresa e Marronaro, che pure ha tanto sbagliato, al decimo minuto ha messo a segno il 3-0, perfezionando una semirovesciata di Bonetti. Sul gol un'ombra di sospetto fuori gioco, ma l'arbitro non ha avuto dubbi. Il Bologna a questo punto si è però rilassato e ancora una volta, come già domenica scorsa ad opera della Roma, ha dovuto pentirsene. Il Ferencváros ha infatti ridotto le distanze al 12° con Quinces, che ha aggirato Lupi. E alla mezz'ora con Ducon, servito da Topor, mentre De Marchi annullava il possibile fuorigioco, è passato al 3-2. In trasferta i gol valgono doppio e il 3-2 risultava dunque per il Bologna pericolosissimo. Mayfredi ha perciò risospinto i suoi in avanti. Al 42° Altonen ha segnato il suo primo gol euro-bolognese, riprendendo un rimpallo provocato da Marronaro. E proprio al 45° lo stesso Marronaro ha realizzato la propria personale tripletta, portando a 5 le reti di un Bologna che in Ungheria dovrà badare a non concedere ai magiari gli spazi. Con primo gol italiano. Prima partita completa, sì, ma all'inizio poco difficoltà, ma dopo 15 minuti è andata abbastanza bene.